libera cittadina ha detto che ci fa schifo vedere questo scempio dalla mattina alla sera. Nel 2017 siamo ridotti. Questi vanno abbastanza. Siamo sempre. Ciao, caffè, Mario! Anni, 16 anni, ho guadagnato un pane, quindi so che cosa vuol dire sacrificio, che faceva in Germania, lavoravo perché purtroppo papà e mamma stavano là, mi tolsero dalla scuola perché io studiavo e mi portarono con loro a 16 anni. Mi alzavo 5 la mattina per andare in fabbrica a lavorare. E quindi lo capite bene il dramma che stanno vivendo? Appunto, io lo sto dicendo. Due giorni fa una collega nostra si è sentito male, si è morito, nessuno non è sceso. È umanità. Poi torno dalla Germania, mi riaccorcio le maniche, mi rimetto a studiare, mi prendo il diploma per insegnare. Sapete chi mi hanno fatto un professorato di studio da 20 anni? Io vi sto parlando degli anni 70. Mi sono venduto a posto, mi hanno fatto trovare niente di mio fascicolo. Io l'ho saputo dopo 2 anni. Mi riguardi da poco. Dopo 2 anni ho incontrato un amico e mi disse: senti, ma tu insegni là a San Paolo nella frazioncina di tutto. No, ci manco, ma già visti anche la graduatoria. Stavi prima di mia moglie. E sapete per quanto sono venuta all'epoca? Per 400.000 lire. Questo lo prima in galera sta gente, ma manda in galera. Ti ho detto tutto. E 400.000 lire. Io vi sto parlando degli anni 70, che ha fatto. Poi mi sono rimessa a studiare, dopo questo mi sono messa a studiare, di nuovo ho preso il diploma di infermiera. Io non mi sono mai arresa, mai. E non vi arrendete, lottate perché ho a sta grande lottate soprattutto per la vostra dignità. Io vi sto vicino per calpestata, ce l'hanno distrutta. Ma distrutta, distrutta fino a un certo punto. No, no, se l'hanno proprio pigliata. Distrutta, figlio caro, io ti posso essere ma distrutta fino a un certo punto. Dovete lottare, avete pretende quello che è vostro. Perennemente, dalla mattina alla sera. E non vedete, non vi dovete scocciare. No, quando sono tornata, ho preso il diploma di infermiera, cascita incinta alla terza figlia. Dopo appena diplomata vado a lavorare alla famiglia, bandisco il concorso pubblico a 45 posti all'ospedale di Avellino. Io di sopra 1500 cristiani con dei concorrenti pichini, io sempre me, ma vado a fare, vinco il concorso con un buono punteggio, mi chiamano a lavorare e questa è la mia storia. Poi gira in giro, fa due, e voglia.